quello del tarlo è un artropode che appartiene alla sottoclasse degli acari. Perciò è un acaro proprio come Dermatophagoides, per esempio, che è l'acaro che ritroviamo sui materassi, responsabili delle allergie, come Glycyphagus, che sviluppa nelle muffe domestiche. Le lesioni cutanee provocate dalle punture di Pyemotes sono delle lesioni rotondeggianti, rossastre, sopraelevate sulla pelle, che possono poi evolvere costituendo una piccolissima vescicola centrale. Sono lesioni caratterizzate da intenso prurito. Le lesioni normalmente interessano le parti coperte del corpo, ovvero tutto il tronco, quindi petto, pancia, schiena, le braccia, i glutei e le cosce. Il dermatologo non può affermare quale acaro, quale insetto ha causato queste lesioni. Quello che può affermare è dire che sono delle punture causate da acari e insetti e magari formulare un'ipotesi in merito. Perciò, per poter capire con certezza qual è l'acaro o l'insetto che ti sta pungendo, devi eseguire un test. Io vi consiglio di eseguire Testix. È un test che permette di fare un vero e proprio screening a 360 gradi della vostra abitazione. Cosa significa? Che noi riusciamo a individuare la presenza di parassiti, sia acari che insetti, presenti all'interno della casa che sono capaci di produrre delle lesioni sulla pelle. Soltanto una volta che abbiamo capito qual è l'acaro, l'insetto che vi sta pungendo, possiamo mettere in atto una serie di strategie mirate e specifiche per eliminarlo definitivamente. Altrimenti, siete costretti a fare dei trattamenti generici non specifici che vi portano via tempo e soldi. Per maggiori informazioni su Testix, ti invito a cliccare sul link che comparirà adesso. Oppure, se vuoi parlare direttamente con uno specialista, chiamare il nostro numero verde 800 926 162. Se vuoi, puoi scriverci anche a info@gli-specialisti-della-disinfestazione.com. Come tutti gli acari, il suo corpo è costituito da due segmenti principali, chiamati cefalotorace ed addome, che sono fusi insieme a costituire un'unica struttura che viene chiamata idiosoma. Pyemotes ventricosus è il nome dell'acaro che parassita le larve del tarlo del legno. È un acaro molto piccolo, perciò è assolutamente invisibile ad occhio nudo e per osservarlo dobbiamo guardarlo al microscopio. Questo acaro punge ripetutamente la larva del tarlo che parassita. La punge perché inietta delle sostanze tossiche che paralizzano la larva del tarlo, così da renderla un cibo sempre a disposizione per la prole di Pyemotes, cioè per i giovani acari. Per farvi comprendere quanto è aggressivo questo acaro, vi voglio mostrare delle immagini di Galleria Mellonella, cioè la larva di Galleria Mellonella, che è stata messa a contatto con un unico esemplare di Pyemotes che la punta ripetutamente. Infatti, tutte quelle macchioline nere che potete vedere sulla larva sono proprio gli esiti delle punture. Quando Pyemotes entra in contatto con l'uomo e lo fa perché è attirato dall'anidride carbonica emessa dal nostro respiro e dalla temperatura del nostro corpo, scambia la superficie della nostra pelle con quella della larva del tarlo e quindi ci punge ripetutamente. A presto!